buongiorno. Cinema italiano c'è Cascalo che sono scendi e Emilio e Roma. Buongiorno. Hai acceso la camera? In omaggio ad American Boy di Marti Scorsese, noi Bruni già siamo in ripresa. Ah, ok. E tutti spogli, sì, sta arrivando in campo l'unico solo Francesco Bruni, tra poco lo vedrete. Allora, spogliati. Questo, cioè, ma cos'è la diretta? No. Ah, quindi poi tagli? No, non tagli niente. No, quindi devo contarci questa diretta. Più di tanto mi diceva, cioè, questa poi la tagli, quindi io dicevo, no, Michele, informate, vaziniamo, c'è tutto che non si pensa, non si taglia niente. Se non vedo morire queste cose, perché se vedete, vorrei mangiare dire, Michele, perché io non tu hai detto che posso fumare? Certo. Francesco Bruni fumerà. Dobbiamo fermare un caffè. Certo, c'è tutto qua, guarda Bruni. Cioè, hai capito, la gente che fai? Quella è la generazione Z, vedi, la conosci? E magari lo pagano pure per questo, cioè certo. Io è un genio, ho sbagliato. Grazie. Tutto nella vita. Sì. Non so neanche se sono pettinato. Potevi fare il critico. Eh? Sei sempre bellissimo. Grazie. Sei sempre che bellissimo. Che bello, allora i soldi, ragazzi, c'è una casa più bella della mia. La Toscana, sempre pezzi di merda, in realtà no, è solo propaganda, è solo un'illusione. Però a volte fai le dirette da una stanzuccia più modesta. No, la le recensioni. Scusate, la dico subito perché. Non è modesta, modesta sarà la mia. Vieni, ecco qua, questa è la stanzetta modesta. Ah, ok. Si è rimborsata la critica cinematografica italiana. Bellissimo. Cosa sono? È un alcune tutto. Questo è proprio. Vecchio, tutto fatto prima. Bello. Bene. Ah, che bello. No, allora, caffè messo. Vuoi una tisana? Vuoi un tè? No. Vuoi. No, voglio solo caffè e fumare. Francesco fumerà. Sì. E noi diciamo che si muore, che è una cosa terrificante. Sì, è vero. Che ho anche la bronchite. Non lo fate, però lui fumerà. In omaggio anche alla TV italiana degli anni 60-70, dove esatto. Appunto molto spesso si fumava e si chiacchierava. E alla fine è una televisione anche molto bella che un pochino ci manca, quindi noi ogni tanto anche Virzì a un certo punto è crollato. Ha fumato. Ah, vedi, allora. Sulla fine. Ho anche la bronchite, fra l'altro. Bene. Spero sì. Acqua di non essere preso da accessi di tosse durante l'intervista. E qua è tutto verità, e qua è tutto basen, qua noi facciamo quello che viene, viene. Quello che viene, viene. L'altro giorno ho fatto un incontro a Livorno in un liceo, a un certo punto ho dovuto smettere perché non riuscivo a smettere di tossire, quindi figurati. È finita veramente in maniera ingloriosa. Pensa quando morirai in diretta proprio mentre dirai delle cose pazzesche a livello drammaturgico, esatto, di regole. Esatto. Eh? Esatto. Allora, quest'uomo meraviglioso, adesso fra poco cominciamo un po' in omaggio a Francesco Bruni che riempie i suoi film di giornali di carta, che è una cosa interessante. E allora abbiamo cercato un pochino di fare una citazione scenografica con i piccoli tocchi e quindi quello che è in campo è anche già un omaggio a Francesco Bruni. Dietro la camera Canon che ci riprende c'è l'unico e solo Jacopo Galleri. Ciao Jacopo. Che purtroppo è testimone, è primo spettatore di questi morbosi incontri di cinema e in cui si prova a chiacchierare con questi miei fantasmi che poi finalmente posso toccare del motivo per ma cui... lui da quando sta con te ha ottenuto il bonus psicologo? No. Perché secondo me deve essere tosta, eh. Lo vorresti? Secondo me dovresti chiedere il bonus psicologo. Ma sto con Alò quante ore al giorno? Poco, una volta a settimana. Allora ce la puoi fare. Ma non ricordo giornali, sì, di giornali dei miei film ricordo Montaldo che legge il Corriere dello Sport e su Totti. Beh, anche Beltrame ha dei giornali a casa sua e anche la Rappaport quando si sveglia, appunto, quando c'è tutto quel risveglio bellissimo della famiglia, noi quattro, è pieno di comunque di giornali. Quando verifica il seno davanti dallo specchio e poi si accorge che c'è un operaio che la sta mi piace guardando. Il gesto dell'operaio. Poi è mattina presto, quindi lui è contento e là, vabbè, stiamo già entrando nel merito, lì Bruni fa una cosa molto raffinata, cioè fa vedere proprio già due universi, no? Cioè noi maschi orribili che stiamo andando a lavorare e stiamo salendo e vediamo, abbiamo questa visione di meraviglia assoluta, mentre lei invece non è convinta di ciò e lei invece è che è Xenia Rappaport nel film, è invece in un momento in cui costantemente analizza il corpo di altre donne, esatto. E più giovani di lei e quindi
in quel momento è molto carino, Bruni fa vedere la Rappaport che sente se il seno sta calando, controlla se il culo è sodo. E fuori c'è un manovale che la desidera. Sul cherry picker. Che la desidera. In un poi Bruni gli fa fare una faccia dolcissima perché è quasi sognante. Cioè è un momento in cui lui ha un briciolo di celestiale senso della e vita. Quello è famosissimo, Vladi Cecconi. Vedi se tu fossi veramente... Bravo. Vladi Cecconi. Se tu fossi veramente... Attrezzista, cioè preparato. Attrezzista di set, noto anche per aver interpretato la parte di Wyoming, io non lo so. No, è Wyoming. È lui, è Wyoming. Sì, ha fatto diverse apparizioni. Come si chiama? Vladi, sarebbe Vladimiro Cecconi di Livorno. Ma con la Y o con la I? Con la I. Vladi Cecconi, stupendo. Vladi Cecconi è un mito del cinema. Ha fatto quasi tutti i film di Virzì, quasi tutti i miei, ed è apparso diverse volte nei film perché ha una faccia appunto e quindi molto particolare. E quindi lui è come lo possiamo chiamare? È un operaio, è operaio, sì, operaio. Operaio, inizio noi quattro, esatto. Inizio e rutto di ovo sodo. Poi compare anche in un altro film, Tutto quello che vuoi, ma compare... Che fai spesso. Tutto quello che vuoi? Beh, un attimo, dunque, quando alla stazione di Pisa Carpenzano si addormenta e Montaldo scappa, Carpenzano viene svegliato da un barbone... Che è lui? Che si va a sedere accanto a lui con una lattina in mano, è lui. Ma insomma, guarda che lo trovi spesso in giro. Beh, grandissimo Vladi Cecconi, grazie Francesco, questa è bellissima. Ti dico anche un'altra cosa che potrebbe essere interessante. Quando io stavo per andare sul set di Shall, il mio primo giorno di riprese, ero la sera prima ero terrorizzato, dicevo non sarò mai capace, così ho telefonato a Virzì. E Virzì mi ha detto, guarda, tu fai una cosa, tu guarda Vladi, se lui è tranquillo vuol dire che stai andando bene, se lo vedi nervoso vuol dire che non ci siamo. Quindi era addirittura una cartina al tornasole della qualità della regia. Allora, Vladi è centrale, quindi Vladi centrale. Vladi centrale, Vladi è molto importante, è di Livorno, anche se abita centrale in Campania. Centrale e rassicurante, diciamo, è quasi un dio, è sì. Quasi una divinità, sì, rassicurante. È una sorta di appunto nome tutelare. In drammaturgia lo potremmo chiamare nelle regole chi sono gli alleati dell'eroe. Sì, esatto. È un alleato, esatto. Mentore, però quasi, esatto. Quasi divino, alleato, mentore. Celestiale, diciamo, no, rassicurante presenza divina. E comunque sì. Sempre il mio primo giorno di set, io non sapendo bene quali, cioè qualcosa non dovevo fare, giravamo in un'aula scialla, nell'aula in cui insomma si svolgono le scene scolastiche, e mi sono messo a spostare i banchi, le sedie, e a un certo punto lui mi ha detto, anzi in livornese, Bruni, senti, la vedi la seggiola con scritto regista? Ecco, ti metti lì e stai buono. Perché chiaramente l'attrezzista, se tu gli sposti le cose... Gli dà fastidio. No, certo, perché non c'ha, deve stare attento alla continuità, no? Certo. È lui che fa il caso sentavola. Ma non è il segretario di edizione, però quello. Sì, anche, però l'attrezzista è pure quello. Pure l'attrezzista. L'attrezzista è quello che deve riempire i piatti allo stesso modo in cui. Certo, si raffronta con la segretaria. E quindi di edizione. Ha una relazione col segretario di edizione. Sì, certo. Com'era, quanto aveva mangiato lui, quanto aveva bevuto, com'era quella sedia. La sigaretta. Stava fumando. Lui deve procurare tutti gli oggetti nello stesso. Infatti, hanno un furgone meraviglioso pieno di. Bene. Sai che loro hanno. La lanugine di polvere, non dei sacchi di lanugine di polvere nel furgone, perché se tu dici qua è sporco, magari invece è pulito, loro vanno e seminano la polvere, hanno questo furgone dove c'è qualsiasi cosa possa essere utile, su pizza variata, c'è tutto proprio, sono meravigliosi. È una figura che poi in fondo, quando ogni tanto il cinema ha raccontato, è una figura che non è mai stata raccontata? No, mi pare di no. Mi pare di no, invece è molto affascinante, molto. Fonici sì. Cioè degli attrezzisti ti accorgi quando sbagliano, cioè capito? Se non sbagliano non te ne accorgi. Cioè loro sono i regolatori della logica, esatto. del fotogramma, esatto. Diciamo, e dei fotogrammi, esatto. Del flusso, esatto. Molto interessante. No, non è mai stato raccontato un attrezzista, cioè, sì, fonici sì, vabbè, c'è anche il film di Coppola, no, quello non era un fonico. No, era un tecnico del suono. Beh, no, sì, lui no, era un tecnico del suono, fonico, poi ovviamente Lisbon Story di Wenders, certo. anche
Volere volare di Michetti, e quindi sì, ha rispolverato la sua cultura cinematografica. Fonici, l'attrezzista è interessantissimo. Il conflitto fra fonici e fotografia è molto interessante, perché chiaramente il fonico vuole avvicinarsi il più possibile alla fonte sonora, però l'operatore, il direttore della fotografia non lo vuole. Non lo vogliono fra le palle, specialmente quando... Quindi è l'immagine che deve vincere sul suono. È una lotta fra di loro, e il produttore dice però il suono è più importante dell'immagine, perché deve, lo spettatore deve capire. No, in realtà... I meme ce ne sono anche di divertenti. Sai, c'è quel meme famosissimo che è stato utilizzato in vari modi, no? Ci sarebbe quell'uomo che tiene in braccio un figliolo mentre l'altro affoga. Sì. È presente? C'è appunto director, camera, sound. Cioè, in realtà spesso quelli del suono sono trascurati perché regna l'immagine, no? Certo. Però poi noi sappiamo che un film che ha un pessimo sonoro è un pessimo film, perché no, appunto non capisci, ti disturba, per cui io cerco sempre di favorirli. Però quando tu utilizzi più, per esempio macchine, scusa, ma in tutto chiede salvezza una cosa allora che a cui ho pensato, le ciabatte. Ah. Le hai enfatizzate, cioè le hai alzate un po' il messaggio, cioè hai tenuto, perché io le ho sentite tanto. No, credo che le abbiamo addirittura doppiate, cioè i rumoristi. Allora, Cesari, TSO, la ciabatta, l'infradito, che è molto bella, ha un senso molto forte, perché intanto la sentiamo molto in Tutto chiede salvezza, diretto da questo signore su Netflix. E quindi addirittura l'hai doppiate. Beh, le abbiamo enfatizzate. Allora vedi che ce l'ho capita sta roba. Quello, tra l'altro, è un omaggio a Livorno, perché l'infradito è la scarpa d'ordinanza di Livorno da maggio a ottobre. Cioè, a Livorno sono tutti in infradito, anche in banca. Cioè, quando, anche non gli impiegati di banca, anche la gente va in banca in infradito. No, c'era questa cosa buffa che spesso Cesari non... Cioè, quando ti scendeva dal letto, doveva uscire velocemente, non riusciva a inforcare l'infradito, e quindi ogni tanto abbiamo dato lo stop perché non riusciva a fare. Ragazzi, Bruni sta già. Abbiamo già fatto tutto praticamente. Ma dov'è il caffè? Sta arrivando, io lo faccio lento, perché così viene buono. Io sono meridionale. Mica il caffè non va. Bellissimo manifesto di Blow Up. Ti piace Blow Up? No? Sì. Molto. Ok, sì, adesso arriva tutto. Intanto l'acqua l'hai presa, sì. Mangia qualcosa, vuoi? Se me ne tagli un pezzettino, sì, volentieri. Prendi questi dolci, lo so che ti piacciono. No, solo un angoletto. Questo è un ottimo forno che sta qui sotto. Allora, appena arriva il caffè, passiamo dal bianco e nero al colore, perché adesso, Francesco, siamo in bianco e nero. Ah, siamo in bianco e nero? Sì, siamo in bianco e nero. Ok. Vuoi che te lo scaldi un po'? Cosa? No. Tutto questo va in onda interamente? Sì. Quanto dura? È quello che ci pare a noi. Quando tu ti romperai il cazzo, finirà. E quando lo metti online? Domenica. Ah. Oggi stiamo parlando da che dimensione storica? Stiamo parlando da una dimensione storica di giovedì. Giovedì. E se tutto va bene, va online questo prossimo weekend, ok? Va bene. Scusami la bocca piena. No, ci mancherebbe, anzi, grazie. Tutti i racconti stupendi, vabbè. No, cioè... la ciabattina sì, è importante, in tutto, che sapete, perché lui fa chilometri in quel reparto, cioè fa tutti i corridoi, no? E c'ha sempre l'infradito. È molto bello, perché dà un senso molto forte del personaggio, perché il personaggio è in infradito. Perché è in infradito, se non sappiamo questa cosa pazzesca di Livorno che ci ha raccontato, perché siamo innocenti e non siamo di Livorno, è perché lui è un paziente. E i pazienti, ed è tutta un'altra dimensione rispetto al nostro vivere in società. Ed è agosto, quindi non può indossare una ciabatta di ciniglia, insomma. Esatto, bello, bello. E si sente, e c'è il corridoio, e dà un senso di fragilità un po' al personaggio, dà un senso anche di rilassatezza. C'è tutto, perché poi alla fine stiamo al mare, e questo TSO diventa anche forse uno stabilimento balneare in cui noi andiamo a recuperarci, perché poi alla fine la cosa bella è anche bello. Questa, ma io sto maturando un'ossessione su questo, purtroppo per il mestiere che faccio, cioè non vogliamo più stare in società. Soprattutto non vogliamo più stare in società, vogliamo stare in prigione, vogliamo stare al TSO, siamo tutti detenuti. In pigiama è vecchio, vogliamo tutti stare in prigione e in ospedale.
siamo tutti pazienti, non crediamo più nella società, non vogliamo stare nella società, ci protegge. Pietro Zinni, che è il mio alter ego, che è l'alter ego della generazione X, non li smetto quando voglio, non vuole uscire giustamente dalla prigione, perché fuori lui non ha lo stipendio, che è l'ossessione da Santa Maradona a smetto quando voglio, no? della generazione X, e quindi del non essere socialmente produttivo all'interno della società. E quindi Pietro, alla fine del primo smetto quando voglio, dice: oh, mi raccomando, fantastico, mi raccomando, fai quella coltellata, facciamo quella rissa, così non mi liberano. E sarebbe picchio. Sarebbe picchio Edoardo Leo. Ah no, Edoardo Leo, scusami, perché hai citato Santa Maradona. È da Santa Maradona, perché Santa Maradona è il padre di Smetto Quando Voglio. Okay. Come tu sei il padre di Giulia Steiger, Walt, in un certo senso, secondo me, perché Giulia sta prendendo molte cose tue. Rivedendo Scialla, veramente ho rivisto tanto Settembre. Voglio, ma settembre. Non l'ho visto ancora. E Barbara Ronchi, e che Francesco. Vabbè, ma perché stiamo a cominciare l'intervista? No, vabbè, cominciamo invece. Comunque, oltre alla, omaggio a Livorno, oltre all'infradito, Cesare indossa una maglia Amaranto. Niente, sta Livorno proprio. Sono tutte cose. Che palle Livorno. Però tu sei ormai. È una domanda retorica, visto tutto ciò che stai dicendo, quindi non sei più romano che livornese, rimaniamo sempre romani. In realtà, sono stato molti più anni qui che a Livorno, ma Livorno comunque continua a essere un'ancora di salvezza, un rifugio, insomma. Vuoi un po' di caffè te? Ecco, Livorno, quella sensazione che hai qui a Roma, che dici tu, i kikimori, cioè io non esco più, a Livorno non ce l'hai, perché c'è ancora uno stile di vita, dei ritmi, diciamo così, accettabili. È una città molto più scialla, molto più rilassata, no? Mentre invece qua a Roma ogni volta che esci dice: ma io riuscirò a tornare a casa? Esatto. Non mi casca addosso un platano. E poi è proprio una questione anche proprio, secondo me, anche proprio politica, sociale, cioè anche in siccità lui fa tornare Silvio Orlando disperato in prigione, no? Gli dicono: vieni, dove stavi? Cioè, il mondo fa cagare. Scusa, lo zucchero, ma... Ma non lo vuoi? Sì. Ah, e dimmelo, no? No, ma stai, porta lo zucchero qui. Quanto ne vuoi? Stiamo facendo con me. Quanto ne vuoi? Beh, uno. Così magari qualcuno la vede sta cazzo. Sì, è vero, in siccità lui si va a richiudere in prigione volontariamente. E quindi questo vuol dire stiamo tornando al familismo. La famiglia è essenziale, la famiglia è l'unica cosa forte. A casa tutti bene in cucina, lo spiega benissimo. La famiglia è l'unico centro economico. I genitori non possono più essere contestati. I genitori sono gli unici che ti danno i soldi, e quindi è meglio che non li contesti. E poi prigione e TSO. Infatti il tuo TSO diventa... Anch'io ci voglio andare, capito? Ci vogliamo andare tutti in quel TSO, perché ci fermiamo un attimo e forse ci salviamo. Tutto chiede salvezza, la serie Netflix. Sai che me l'hanno detto diverse persone, me l'hanno detto io. Ma non così bene. Volevo essere ricoverato insieme a loro. Ma vedi che sono bravo critico, vaffanculo Bruni. Allora, ok, allora, beh, se no Jacopo mi rimprovera. Passaggio dal bianco e nero al colore.